Poi ho notato che la quantità di tempo che perdiamo dietro alle cazzate è tantissima. Vi faccio un esempio. Ieri dovevo andare da un mio amico, dovevamo beccarci nel paese qua vicino al mio. Comunque, questo mio amico mi aspettava alle 16. Io per finire una partita alla play sono arrivato un'ora e 10 di ritardo. Oppure, l'altro giorno, dovevo beccarmi con la mia compagnia e al posto di arrivare alle 3 puntuale al Carrefour del paese, sono arrivato alle 5 e mezza. 5 e mezza perché stavo editando dei video. Editando dei video.